Carissimi amici della Pagodotomia, buona domenica. Allora oggi facciamo una rasatura un po' mista, un po' particolare. E partendo da un rasoio che non ho ancora utilizzato con voi e a dire la verità neanche da solo, perché ho trovato un rasoio che tra l'altro penso che non si trovi molto in giro, e la testina l'ho trovata usata, il Colonial Razor General Single Edge. Però vedete che ho solo trovato la testa perché il manico è un manico Icon Bulldog. Quindi beh, va benissimo, semplicemente ho dovuto. Ho trovato sul mercato dell'usato sono trovato la testa, che vedete per molto caratteristica, single edge, lama singola, lame lunghe. E lo armeremo quindi con una Kai Captan. Adesso lo facciamo subito. Questi sono rasoi particolari che hanno avuto e hanno una certa diffusione, anche se non sono tantissimi, però vedete, si armano queste lame chirurgiche molto lunghe che vanno proprio a, vedete, guardate che lame, molto efficaci, che vanno montate sul copri testina, ecco, vedete che è stata montata la lama, e poi copriamo, cioè chiudiamo con il pettine, qua che il nostro Colonial Razor The Generale è armato e con una bella esposizione, anche se la forma arrotondata potrebbe favorire il passaggio della lama. Ultimo pennello che mi è stato mandato per il test di Essie Cosmetic, un tasso dalla forma piatta. Dalla forma praticamente piatta, questo è un tasso molto, molto delicato, col manico verde lungo. Quindi si presta molto bene al montaggio in ciotola. Guardate com'è piatto. Io questo l'ho semplicemente messo a bagno un po' di volte, non l'ho mai utilizzato. Vedete come è piatto e come è morbido. Questo deve essere credo che sia un best badger, credo, potrebbe essere un best badger. Di Essie Cosmetic me l'ha mandato a fare il test, lo proviamo. Vedete, nodo 24. Eccolo qua. Come sempre, se sono un prodotto in test, lascerò il link per chi fosse interessato. Allora, come crema devo finirla, quindi ve la propino. Truffy Dandil numero 10. Ma, tra l'altro, un'ottima crema, tant'è vero che io l'ho usata moltissimo e adesso siamo agli sgoccioli, però ce n'è ancora. Allora, bagniamo il viso. Un po' calda, viene un po' calda, e proviamo un montaggio in viso invece, anche se il pennello ha un manico che si presta a montaggio in ciotola perché è lungo. Proviamo un montaggio in viso, quindi proviamo a prelevare questa morbidissima crema con il nostro pennello di tasso, delicatamente per non rovinare le setole. Ecco qua. Abbiamo prelevato e adesso con tanta pazienza andiamo a montare il viso aggiungendo un po' d'acqua, evitando movimenti circolari il più possibile. Acqua, vedete che la combinazione tra questo tasso molto ampio, molto morbido e la crema Truffy Tendin numero 10 crea un montaggio assolutamente
denso. Anche in viso, anzi fin troppo denso, lo allungo un po'. Adesso mettiamo alla prova il generale. E la lama qui è una ghigliottina, eh? Barbari 2 giorni, lama efficacissima. La testa scorre molto bene e il manico, in questo caso un Icon Bulldog, conferisce un importante grip. Ecco qua. Ma che dire di questi single edge, rame singole? Sicuramente sono molto efficaci perché la lama taglia moltissimo. Il dubbio è se a fronte del costo delle lame e di quello che offrono oggi i tradizionali IDE valga la pena. Insomma, in una passata ha fatto tutto, eh? Infatti faremo soltanto più, come c'è col viso, bagni un po' il pennello, un'altra passata, perché 2 sono troppe, cioè 3 sono troppe. Guardate come monta ancora bene. Cambio mano. Pennello si comporta molto bene sul viso, ma la crema fa il suo, eh? Crema tra l'altro con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Molto elegante, molto inglese. Ecco qua. Andiamo subito a fare una passata mista che facciamo un pelo obliquo e un contrapelo insieme. È chiaro che con il single edge così ampio come lama, così lunga, il pelo obliquo è un piacere, perché porta via veramente tantissimo. Guardate che fette di viso va a prendere. Impressionante. Contropelo qua.
rifiniture senza dimenticarci mai di sciacquare il rasoio. Ecco qua, un po' di mapping, non c'è più niente, possiamo andare in pace. Allora, sciacquo. Cosa possiamo abbinare come dopo barba? Beh, anche se l'abbiamo già visto, stiamo parlando di un qualche cosa di inglese. Io abbinerei a questa Traffic ID numero 10 questa Geoff Tramper, questa colonia. Cos'è una colonia? O ritualetta addirittura. Ricetta antichissima, ricetta del 1875, qua dice, addirittura, no, aspetti, aspetta, vediamo un po', no, comunque forse è la casa del 1875, comunque è antica la ricetta, base patchouli, dicono. Molto elegante, qui siamo su livelli di lusso. Bene, non c'è più niente, la barba è fatta, ci abbiamo messo abbastanza poco, ma d'altronde con questi rasoi e con queste lame soprattutto si mette veramente poco, perché queste sono lame chirurgiche. Kai Captain con questo Colonial Razor General, l'effetto è quello di una ghigliottina. Devo dire la verità, la riflessione da fare a questo punto è: ma vale la pena un single edge che monta queste lame? Ma sì, sicuramente uno da avere, secondo me. Poi quale va molto, ce ne sono di vari modelli e di vari prezzi. C'è l'efficacissimo Black Hawk, c'è il Mongoose, sia quello di alluminio che quello di metallo. C'è questo che però purtroppo in questo momento mi pare che non si trovi più sul mercato. Ce ne sono tanti altri, ne ha prodotto uno recentemente anche la Blackland. Vieni a capire quali sono le esigenze, perché ad esempio a me che piace sostituire la lama ogni volta che mi rado, è chiaro che diventerebbe un costo eccessivo. E poi comunque va detto che il fascino del rasoio di sicurezza tradizionale, questo double edge, è sempre lui, insomma. Quindi diciamo che sono rasoi molto efficaci, sono una concezione forse più moderna della rasatura tradizionale con i rasoi di sicurezza, e hanno il loro perché sicuramente. Il ragionamento da fare è se il gioco vale la candela, insomma, per chi magari non vuole avere 100 rasoi. Ecco, forse uno è da avere, forse uno è da avere, anche solo per provare l'esperienza di una rasatura con il rasoio di sicurezza, lama singola, lunga. Io la chiamo chirurgica, ma comunque ci sono anche le feder, ce ne sono, insomma, però sono lame care, cioè non sono lame
rapporto qualità-prezzo chiaramente è molto sbilanciato sul double edge, quindi va valutato, anche se diciamo che forse in una piccola collezione di 10 rasoi che magari uno può avere in casa, un single edge del genere può fare proprio a casa vostra. Il pennello che mi ha fornito per il test la Diese Cosmetic è un ottimo tasso. La forma è particolarmente schiacciata, ma scusate, mi è un po' d'acqua negli occhi, ma è molto efficace diciamo dire, quando c'è da distendere il sapone, perché porta a un effetto spatola molto, molto piacevole. Non è flop, non è morbido, cioè molle, diciamo, morbido è morbido, ma non è molle, e consente di coprire una grande fascia di viso anche per il massaggio. Insomma, a me, io preferisco i manici corti, però questo non è male, insomma, è un'idea. Anche questo tipo di ciuffo appunto molto orizzontale. Ringrazio Diese Cosmetic per avermelo fatto provare. E quindi abbiamo detto del rasoio, abbiamo detto delle lamette, abbiamo detto del pennello, e adesso direi che dopo barba, vabbè, qui cioè, c'è molto poco da dire. Questo è un grandissimo classico della profumeria mondiale. Leucris di Geoff Tramper, non c'è bisogno che io vi dica niente. Chiaramente il prezzo è molto alto. Stiamo parlando di un prodotto di elite e quindi come tale va valutato. È evidente che non è un prodotto così che si acquista a cuor leggero visto il prezzo, però effettivamente la fragranza è molto molto piacevole. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro ancora buona domenica. Vi invito a iscrivervi al canale di Telegram in cui noi discutiamo, ci scambiamo opinioni, insomma, informazioni, impressioni sulle nostre radature, e a seguirci, a mettere mi piace sul canale YouTube e sulla pagina Facebook, oltre che ovviamente all'account di Instagram. Buona domenica e buona barba a tutti.